Oggi secondo me abbiamo dimostrato che anche in un piccolo comune di 4.000 abitanti come Tollo si può radunare in una piazza giovani, adulti e anziani per parlare di un tema attualissimo che è quello dei cambiamenti climatici. Noi abbiamo aderito come amministrazione in collaborazione con Tollo Giovane, che è un gruppo di giovani, e con la scuola ad un'iniziativa mondiale chiamata sciopero per il clima oppure venerdì per il futuro. Abbiamo attraverso un video e attraverso l'intervento del consigliere Di Pietro abbiamo raccontato a cittadini anche un po' stupiti, anche un po' sorpresi, quali possono essere le conseguenze per il clima, per il nostro pianeta, se non cambiamo abitudini alimentari, abitudini quotidiane e se non cambiamo registro. Anche Tollo può dare il suo contributo e non è vero che nessuno non può cambiare le cose, ognuno di noi può, con un pezzettino di lavoro, può aiutare a cambiare le cose. Quindi oggi da sindaco sono molto contento di questa partecipazione e che conferma che Tollo è un paese vivo, che è attento alle proposte, alle iniziative che vengono da tutte le parti del mondo. Ed è importante questa iniziativa che si tiene oggi al Comune di Tollo, perché è in grado di sensibilizzare anche le nostre piccole comunità, ma che aderisce ovviamente a un movimento mondiale che per la prima volta si ritrova attorno al grande tema della battaglia del clima. Ed era importante anche che ci si fosse in famiglia. Ho voluto fare questa scelta anche personalmente, come tanti altri cittadini, perché la sensibilizzazione parte ovviamente anche in famiglia, dentro le famiglie e da quando si è bambini.